adesso nel vecchio albergo della terra e ognuno in una stanza in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare e di sai perché la vita adesso nei pomeriggi appena freschi. È stato realizzato dagli alunni, dagli studenti della prima A. Un applauso. Andiamo avanti con la prossima locandina, cara professoressa, anche questa realizzata dagli studenti della seconda I. Andiamo avanti con l'altro ferro immagine che nel gergo televisivo è l'immagine che domina lo screen, lo schermo, ed è appunto quest'altra locandina realizzata sempre dagli alunni di prima. Benissimo, detto questo andiamo a dare il nostro personale benvenuto all'autrice, ai docenti che sono al timone di questa giornata, ovvero la professoressa Giusy Culisano e la professoressa Francesca Ancona. Allora, mi pare logico di dire una cosa con la quale non ho discusso con la professoressa Giusy Culisano, e mi era piaciuta questa idea e quindi l'ho così elaborata a modo mio. La preside parla del popolo del Leonardo e sotto la sua spinta propulsiva che tre elementi di questa comunità oggi si sono uniti. Si sono uniti e si sono attivati grazie chiaramente a questo grande affetto che abbiamo nei confronti della professoressa Ippolito. E quali sono? Intanto voi studenti, oggi rappresentate queste classi aperte, oggi chiaramente coinvolte, rappresentate il popolo degli studenti, 1500 studenti del liceo scientifico. Altro elemento di questa grande famiglia, il corpo docente, qui oggi rappresentato degnamente dalle insegnanti che hanno organizzato con la collaborazione e chiaramente il sostegno di tutti i colleghi, ovvero la professoressa Culisano e la professoressa Riposi. Altro elemento importante, i genitori. E qui questa mattina sono degnamente rappresentati. Il sindaco e genitore di Sebastiano, il vostro compagno, la professoressa Ippolito e genitrice di Alberto e di Caterina, quindi altri due studenti, e io sono la mamma di Marco, quindi anche lui studente del liceo. Quindi i genitori sono ben rappresentati e questa parola chiave che ha unito questi elementi, chi sono? Sono praticamente, che cos'è? È la sinergia che ha dato vita a qualcosa di importante che si chiama accoglienza, che è una cifra costitutiva della comunità Leonardo, comunità scolastica Leonardo di Giarre. Quindi facciamo un grande applauso. Spero di aver interpretato bene il pensiero delle professoresse con le quali mi sono quotidianamente sentita per organizzare questa giornata. E allora, oggi protagonista di questa storia chiaramente vita, l'intensa vita di vita, questo romanzo dedicato alla tenacia, alla determinazione, alla forza e al coraggio di vita, una storia che nasce nel dopoguerra in quel di Mazara del Vallo, perché la professoressa Ippolito è mazzarese, si è ispirata a due figure fondamentali della sua famiglia, nonna Vita e la sorella Vita, che porta il nome di Vita, tra l'altro è l'erede spirituale della nonna di cui oggi parleremo tanto. Questi ragazzi come si sono preparati? Intanto hanno letto il libro, ma lo hanno poi
rielaborato con dei prodotti multimediali, con dei reading dei passi del libro, con l'accompagnamento musicale. Insomma, abbiamo dato un taglio un po' più da show. Talk show, per questo, questa formula. Vi piace il talk show? Se non lo sento, vorrei un applauso. Sotto la stessa regia della nostra preside, la dottoressa Pizia Danna. Allora, questa storia narra di questo coraggio di questa donna che è capace nel dopoguerra di dire no alla mafia. No, chiaramente, a una società patriarcale che voleva relegare le donne al ruolo di fantoccio. Le donne dovevano stare a casa, accudire i figli, lavare, stirare, eccetera, eccetera. E soprattutto una donna che esalta il grande, la grande funzione dell'amore. L'amore di madre, l'amore di moglie, eccetera, eccetera. Però ne parleremo nel corso di questa giornata. Io vorrei che dessimo un saluto alla professoressa Ippolito, al nostro sindaco, alla nostra preside, come consuetudine, diciamo, attraverso questo linguaggio smart social dei nostri ragazzi. E allora mi sono così studiata questa formula, anche per dare movimento, cara preside. Penso che nessuno ha portato il cellulare oggi? Ce l'avete tutti! Della terra e ognuno in una stanza in una storia di bambini più leggeri e cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché la vita. Rispetto nei confronti dei ragazzi, perché quando si parla si deve stare sempre alzati, questa è una cosa che, ma proprio perché abbiamo preso questa impronta, no, del talk show televisivo, proprio dobbiamo sentirci appropriati ognuno, interfacciandoci con l'altro. Intanto grazie alla dirigente scolastica per aver detto nei miei confronti tutte queste belle cose, però non faccio altro che fare il sindaco, ma la scuola sicuramente è stata in priorità, se non la priorità assoluta che c'è in un'amministrazione e in un sindaco. E poi un saluto alle organizzatrici, no? Alla Guisano, come la chiamo, alla Guisano, alla professoressa Liposi, che ci hanno tenuto tanto, professoressa, a questa iniziativa. Peraltro devo dire Mazzara del Vallo, di dove ho capito che lei è. Che già la mia frazione dove abito, perché poi sono sindaco, sono gemellate, vi volevo dire anche questo, sì, sono gemellate perché c'è un gemellaggio cattolico, no? Non istituzionale, perché San Vito è appunto il nostro protettore di Macchia, e a Mazara del Vallo c'è stato sempre uno scambio culturale, politico con questa città, in un passato e anche in un recente. Anche con il vescovo di Mazara del Vallo, quindi questa protagonista, quando ho detto vita, ci sarà qualcosa che ci accomuna queste due comunità. Peraltro ho saputo anche che questa nipote vita è candidata sindaco a Mazara del Vallo, quindi è perfettamente aderente in linea a quello che accade nel 46. Ho detto così qualche pagina, mi sono permesso di leggere del suo racconto, ed è un racconto, uno spaccato intanto di quello che accadde. E questa storia è proprio subito dopo il dopoguerra, quando uscivamo dai dolori, dalle ferite della guerra, e certamente la società civile era strutturata in un certo modo, soprattutto qua in Sicilia. Questa persona, considerate, non è come adesso che ci sono tutti questi social, tutti questi mezzi di comunicazione, incominciò a ragionare, a riflettere di andare controcorrente, e sapete non è facile in quel momento, perché dobbiamo riportare questa storia in un dopoguerra dove la cultura non era questa di oggi,
il modo di pensare non era sicuramente questo di oggi, quindi è stata veramente una persona coraggiosa perché si è opposta a dei sistemi che ormai erano radicati, importanti nelle strutture sociali. Ed è questo il coraggio, mi permetto, della professoressa Ippolito, no? Di raccontare questa storia che un po' le appartiene. Allora, l'Istituto Comprensivo di Mascali, chi sono i ragazzi per alzata di mano? Bene. Poi il primo istituto comprensivo di Giarre, pare ci sia il terzo Cosentino, e chiaramente tutti i docenti accompagnano me, il terzo istituto comprensivo, eccoli là, facciamo un applauso e diamo il nostro personale benvenuto. Allora, detto questo, io so che loro sono restie, però è doveroso tributare, per questo mi alzo in piedi, un grande applauso alle professoresse che hanno voluto fortemente organizzare questa giornata. Sono i padri e la professoressa Benitani. Ecco, questa è una foto. Allora, chiedo, mi fate una foto tutti insieme, chiedo mio figlio, aiutami. Con la professoressa, ci tengo ad essere presente in questo scatto, la preside dovrebbe, eccola qua, regia, buio in sala, e a presentare l'autrice romanzo saranno gli alunni della prima. In una Sicilia del dopoguerra, degradata, povera, maschilista e affetta da una mentalità mafiosa, si dipana l'intensa vita di Vita. La storia di una donna audace, una voce fuori dal coro, determinata ad affermare la propria esistenza come essere legittimato ad appagare i propri bisogni e desideri. Candida Ippolito è nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nel 1975. È laureata in lettere e filosofia all'Università degli Studi di Palermo e ha conseguito una serie di master e corsi di perfezionamento. Ormai da 20 anni insegna lettere nelle scuole superiori della provincia di Catania. Apprese che sentimenti come la tristezza, la solitudine, la malinconia, attraverso le pagine di un libro, potevano diventare preziosi alleati della propria crescita interiore. Apprese che leggere poteva aiutarla a superare il dolore, attraversandolo, e che infine poteva aiutare a capire quali fossero i propri sogni e i propri obiettivi. Sai, nella vita alcuni camminano sulla sabbia asciutta, perché è più comodo e non ci si sporca. E poi ci sono coloro che camminano sulla sabbia bagnata. Si affonda, si fa più fatica, ma si lasciano delle impronte che serviranno per guidare anche gli altri a essere migliori. Dice amore come se ne fosse soltanto una parola, senza conseguenze. Ma l'amore ne ha e come di conseguenze. Vuol dire comprendere i sogni e i desideri della persona amata e condividerne il cammino. È un donarsi, un mettere da parte se stessi per il bene dell'altro. È una cosa che si può solo offrire, mai pretendere. Ok, io non mi voglio tediare perché conosco bene l'attivamente la dirigente, le professoresse Guisano e Imposi, che io credo veramente che siano delle insegnanti, delle dirigenti splendide. Non certo per piaggeria o perché siano anche le insegnanti dei miei figli, ma perché ci credo veramente. Chi mi conosce sa che non riesco ad elargire complimenti che siano falsi. E poi ringrazio voi per il disagio che vi ho provocato nel discorso, che ho provocato a tutti, anche agli altri istituti comprensivi. E ringrazio nuovamente queste tre donne meravigliose che sono state empatiche, comprensive, e hanno capito che non sarei stata in grado di portare avanti una presentazione con, insomma, con quelle emozioni che erano anche trabordanti. E poi ringrazio Patrizia Di Rendi, che è eccezionale, passionale, sempre precisissima, perfezionista, ci fa anche vergognare. E poi ringrazio il sindaco, perché so dei tanti impegni istituzionali, quindi grazie per essere qui veramente. E direi che possiamo procedere, perché altrimenti li perdiamo. Allora, saranno loro adesso i protagonisti
ad introdurci queste virtuali pagine, pagine far vivere vita e non solo, perché il primo passo praticamente narra la prima grande perdita di vita, che è la sorella Nina, che a causa di un infelice matrimonio, insomma, trova la morte. Allora, io invito le alunne di prima A, Arianna Galeano, nei panni di Vita, attrice della compagnia teatrale Ionica ed anche alunna di questo istituto, e Aurora Massara, alunna di prima A, che interpreta il ruolo di Nina. Vita la guardava impotente, sapeva che Nina non aveva colpe. Semplicemente era vissuta immersa in una cultura che obbligava le donne a non avere un lavoro, che delegittimava le loro passioni e i loro interessi, relegandole all'unico ruolo possibile, quello di moglie. E allora aveva rinunciato ai suoi desideri, all'amore. Per non perdere l'affetto della madre, l'aveva assecondata, cercando il dottor più cliente, sperando di imparare un giorno ad amarlo, pensando che sarebbe stata ugualmente felice, perché l'importante era sposarsi, essere moglie e più madre. Fondamentale per la donna era procreare, senza badare alla propria identità, alle proprie aspirazioni, ai propri sogni e alle proprie debolezze. Aveva sentito spesso raccontare, dai materialisti che sostenevano questa visione delle cose, della Chicago che viveva 15 anni sotto terra e poi usciva dalla sua fama solo per un mese, in estate, attratta dal finire melodico e ritmato del maschio. E attratta da questa serenata si accoppiava, smetteva di coprirsi e poi moriva. Ed era giusto così. Ma gli esseri umani non erano cicale, pensava Vita. Sua sorella aveva ceduto al canto del maschio solo per trovarsi invischiata in una trappola in cui languiva da anni, privata della gioia di vivere. E ora cosa fare per salvarla? Vita non lo sapeva più. La implorò di restare a dormire a casa sua e quando Nina rifiutò andò dalla madre e mise da parte ogni orgoglio. La prego, mamma, la supplicò, chieda a Nina di tornare a casa, l'ascolterà, ha incessantemente cercato la sua approvazione. La madre restò immobile a guardare il vecchio pendolo della cucina che scandiva un tempo sempre uguale e non disse una parola. Allora Vita gettò alle ortiche quel che le rimaneva dell'orgoglio e pur di salvare Nina si gettò ai suoi piedi, pregandola con le mani giunte di fare qualcosa. Non ottenne risposta. Quella stessa notte, Nina inserì alla sua esistenza con una bottiglia di caffè. Grazie, hanno preparato delle domande e quindi, come inviate speciali, invito Carla e Sofia a recarsi sul podio per queste domande all'autrice. Prego. Sono Sofia De Sosi di Seconda L, è una delle domande che come classe volevamo fare. Se Vita fosse qui oggi, cosa penserebbe della società odierna e del ruolo della donna in Italia e nel mondo? Secondo lei è stato più difficile essere Vita ai tempi del dopoguerra o lo è di più esserlo ai giorni nostri? Potrebbe paragonare Vita a un personaggio dei nostri tempi, capace di scelte audace e coraggiose? Può rispondere l'autrice. Allora, innanzitutto, Sofia, ti rispondo dicendoti che in qualche modo Vita è qui oggi, perché la mia protagonista nasce dalla sintesi di mia nonna e mia sorella. E come ha appena citato il sindaco, lei è una donna insomma forte, coraggiosa, impegnata nel sociale, perché è presidente di varie istituzioni, è candidata sindaca in questo momento, quindi lei è presente. Io so esattamente come la pensa e come avrebbe pensata anche mia nonna se fosse stata qui. E sicuramente non guarda con favore a quello che accade alle donne nel mondo orientale, soprattutto in certi paesi come l'Iran, come l'Algeria, come l'Afghanistan, che purtroppo dopo un periodo di evoluzioni positive, di cambiamenti,
sono tornati indietro, c'è stata una recrudescenza nella disparità di genere perché nuovamente hanno applicato la sharia integralista. Voi sicuramente sapete che cos'è la sharia, la legge islamica, che non divide più l'ambito religioso dall'ambito politico, è stata rimessa la polizia morale, per cui sicuramente guarda al mondo di quelle donne in modo addolorato, e mentre guarda con favore a noi donne occidentali, cioè siamo felici dei progressi fatti. Tu considera che io in questo libro racconto l'evoluzione positiva della condizione femminile, cioè quando inizio a parlare di questo libro siamo all'incirca negli anni 50 e Vita capisce che non può aiutare sua sorella, si trova le mani legate perché non può ingaggiare una lotta contro lo Stato, in quanto vorrebbe che sua sorella lasciasse il suo cugino e non può farlo perché il divorzio non esisteva. Capisce anche che non può denunciare per le vessazioni psicologiche, ma soprattutto per le... La strada ancora è lunga per eliminare del tutto la disparità di genere, però considerate una cosa, ragazze, che abbiamo fatto dei passi in avanti pazzeschi, c'è stata un'evoluzione incredibile di cui noi dobbiamo essere fiere. E allora, come dico io, certo, ancora non possiamo parlare di un'estinzione totale della mentalità patriarcale, ma noi donne occidentali vediamo terra. Cioè siamo lì, possiamo saltare fra un po', mentre purtroppo le donne orientali ancora hanno una grande strada da fare e la stanno facendo, perché molte di loro con coraggio, proprio per assicurare alle generazioni future la libertà di cui oggi voi godete, di cui noi godiamo, stanno anche rischiando la vita. L'altra domanda qual era? Potrebbe paragonare Vita a un personaggio dei nostri tempi capace di scelta d'acqua? Assolutamente sì, non ho dubbi, Franca Viola. Io credo come donna di avere un debito importante nei confronti di Franca Viola, ma io credo che tante di noi qua dentro sentano di avere un debito nei confronti di Franca Viola. Franca Viola, per chi non lo sapesse, magari i ragazzi non lo sanno, è una donna era una ragazza nel 1965, nata nella provincia di Trapani, ad Alcamo, era fidanzata con un matrimonio combinato, come si usava all'epoca, con un certo Filippo Melodia. Scopre durante il fidanzamento che lui appartiene a una cosca mafiosa, perché viene arrestato per mafia. E allora lei decide, in accordo con il padre, di lasciarlo. Quando questo Melodia esce dal carcere, inizia a minacciare la famiglia. Il padre, il signor Viola, non cede alle minacce e poi lui decide di fare irruzione nella casa di questa ragazza, fa picchiare dagli scagnozzi selvaggiamente la madre, sequestra lei, la violenta per 8 giorni consecutivi. E qual è l'intenzione del delinquente, del Melodia? Quella di sposarla con il matrimonio riparatore, perché siamo nel 1965 e in Italia esiste il matrimonio riparatore, il che a pensarci oggi è vergognoso, per cui l'aguzzino sposa la propria vittima e si risolve tutto pacificamente. Ma un'altra cosa gravissima è che non esisteva il reato di stupro contro la persona. Lo stupro era considerato semplicemente un reato contro la morale comune e si estingueva tranquillamente con il matrimonio riparatore. E se voi ci pensate bene, nel 1965 forse sono nate le vostre mamme, i vostri papà, ed è incredibile pensare come non c'era nessuna tutela giuridica nei confronti delle donne. Per cui alla domanda che mi hai fatto, era più facile vivere negli anni 50 o oggi, io ti rispondo senza alcun dubbio
che è più facile vivere oggi. Certo, ci sono delle criticità. Ad esempio, a mio avviso, l'articolo 37 della Costituzione italiana non si è del tutto applicato, cioè non c'è stata una conciliazione tra i ruoli della donna, tra il ruolo della donna madre e il ruolo della donna lavoratrice, perché spesso la donna fatica a conciliare questi due ruoli, soprattutto nel privato. Ci sono altre criticità, quelle di cui parlava ad esempio il sindaco poco fa, cioè siamo in una società precaria. Io dico sempre, forse la profezia di Bauman un po' si è verificata, la profezia, qua c'è il professore Gallo, mi può capire, della società liquida, cioè una società che non ha più punti di riferimento né valoriali, né spirituali, né sessuali. Quindi un po' l'uomo sicuramente è stato privato di certezze, di valori, e quindi fatica a ritrovare legami solidi che invece probabilmente negli anni 50 c'erano più punti di riferimento, più certezze. Ma io preferisco sempre essere nata in questo periodo e avere la tutela giuridica. Perché? Perché come capisce Vita, a un certo punto della sua vita, ma io non posso staccare, sì, perché sto diventando un po' goffa, a un certo punto della sua vita, della sua esistenza, Vita capisce che deve abbandonare una visione privata a vantaggio di una visione collettiva. È questo che la spinge, ad esempio, ad andare a votare a favore del divorzio. Lei è una cattolica fervente, non lo prevede per se stessa il divorzio, anche perché lei ha saputo scegliere, al di là delle convinzioni familiari, ma vuole che sia previsto a tutela delle altre donne, per la salvaguardia delle altre donne, perché capisce che non può pensare a una visione che avvantaggi i propri personalismi. Deve uscire fuori da questa visione e tutelare tutte le donne. Ed ecco perché spinge sua nipote ad andare a votare con lei simbolicamente, ecco perché incita sua figlia a fare politica attiva, perché sa che una lotta personale si può anche vincere, come l'ha vinta lei. I genitori volevano farle sposare un altro uomo, lei si oppone e riesce a scegliere la vita che più le piace. Ma nel momento in cui lei deve portare avanti la lotta in nome e per conto di sua sorella, che invece è un'anima fragile, capisce che ha le mani legate, perché è una lotta contro lo Stato, e contro lo Stato serve un movimento collettivo, globale. Non può bastare la volontà del singolo individuo. Coraggio, perché vince chi sa essere coraggioso e perde chi si lascia vincere e vivere dalla vita. Un essere vile, un essere che non sceglie per comodità personale, è uno che non sente doveri sociali né per se stesso né per gli altri. Mentre l'uomo o la donna, come Vita, che si fa presenza attiva nella società, ama se stessa, ama gli altri e vuole una società migliore per sé e per gli altri. Tant'è che Vita incita anche suo figlio Michele, che a suo figlio dice: non sai inseguire la tua felicità, non la meriti. Non so se questo passo vi ritorna in mente, perché ti precludi i frutti migliori dell'esistenza e in qualche modo li precludi anche agli altri, e quindi devi lottare per una società migliore. E Vita, quando io penso a Vita, a mia nonna, a mia sorella, alla mia protagonista, penso, oltre che a Kant, poi magari vi spiego perché, penso sempre alla speranza di Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva: la speranza ha due figli bellissimi, lo sdegno e il coraggio. Ebbene, Vita riesce a provare sdegno per le storture, per le cose storte della vita, ma riesce a provare anche il coraggio per cambiarle. La seconda domanda.
domanda è quella sull'individualismo? Sì, io penso che è vero, è stata data una battuta d'arresto notevole anche alla mafia e anche alla mentalità mafiosa, però noi in Sicilia in qualche modo abbiamo ereditato dall'omertà, dalla mentalità omertosa, l'individualismo. E l'individualismo è una piaga sociale tremenda, perché al di là della etimologia che rimanda, e qua mi possono aiutare invece le professoresse di lettere, che rimanda all'indivisibilità, e invece l'individualismo divide, disgrega la società. E quindi noi dobbiamo impegnarci per assumere tutti una visione collettiva, che è la visione collettiva che ha appunto la protagonista Vita. Prendersi cura di una persona, comprese, era il modo migliore per amarla. Al ginnasio aveva studiato una favola di Iginio, che ancora ricordava parola per parola. La cura, mentre stava attraversando il fiume, scorse del fango cretoso. Pensierosa ne raccolse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che cosa avesse fatto, intervenne Giove. La cura lo pregò di infondere lo spirito a quello che aveva formato. Giove lo fece, ma poi pretese che fosse di suo possesso e che avesse il suo nome. Mentre la cura e Giove disputavano, intervenne anche la terra, reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva fornito la materia. I disputanti elessero Saturno al giudice, il quale comunicò loro la seguente egua decisione. Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito. Tu, terra, perché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la cura che per prima diede forma a questo essere, fin tanto che esso vivrà, lo possieda la cura. Vita ricordava anche le parole con cui la professoressa aveva spiegato alla classe il significato profondo della favola. La cura, nelle parole di Iginio, era proprio l'esserci, il prendersi cura degli altri. Sono lampi di pura apprensione, frammenti di un cielo sereno, lontani dal plumbeo avvenire, nostalgici del vuoto futuro. Sono scaglie di tempo che colgono l'attimo, questi amati ricordi della cura passata, della cura materna, sfiorano l'eterno. Non brama il possesso dell'anima nuova, quel piccolo essere inerme, l'uomo, con lo sguardo assorto e profondo, un solco nella fragilità di quella novella giovinezza. La cura, quella pura consapevolezza che un dì, nel buio e nella luce del beneggio, nel riso e nel pianto, si giungerà all'epilogo. Sarà allora che l'anima tornerà ai cieli e il corpo alla terra. Sarà quando non resteranno che ricordi di quell'essere un tempo inerme, quando la volta tornerà livida e carica di gocce superbe, che l'immagine e il primordiale accudimento diverrà per la cura l'unica consolazione, l'unico compagno con cui ballare sotto quella pioggia dal dolce sapore. Passo dopo passo diverrà il riflesso di un tempo passato, di attimi colti come un fiore di campo, di sguardi d'amore e letizia dispersa. Lei e la sua creatura, l'uomo, avevano trovato il senso della vita, ora avrebbero danzato in eterno, inseguendo il ricordo di un cielo sereno, di una brezza lontana, bloccati nel tempo di un attimo, a un passo da un plumbeo avvenire. Camminarono a lungo, senza parlare, cercando con lo sguardo le bottiglie disseminate sulla sabbia. Subito a rompere il silenzio. Cosa non ha funzionato con Isabella? Mi sembra di capire che lei cambiasse il tuo amore. Lo ricambiavo, ma io sono scappato. Non ero alla sua altezza e non volevo renderla infelice. O forse avevo solo paura. La madre si fermò di colpo e si volse a guardare Michele dritto negli occhi severa. Chi non ha il coraggio di essere felice non merita la felicità, soprattutto se la sua mancanza di coraggio genera l'infelicità altrui. E senza dire altro si voltò, dirigendosi risoluta verso casa. Michele si sedette sulle sabbie bianche a guardare il mare.
Il sogno, una volta raccontato, aveva cessato di tormentare la sua mente. Ora vi ronzavano le parole della madre, tagliente. A lungo rimase a fissare l'orizzonte, mentre dentro di lui tutto si faceva chiaro ed evidente. All'improvviso sapeva cosa fare. I dubbi si erano dissolti insieme con l'incubo e con l'angoscia dei mesi precedenti. Rientrò a casa rivolgendo alla madre uno sguardo contrito, riconoscente e determinato insieme. Le zie le guardarono senza capire, ma Rita rispose con un sogno levissimo e un altrettanto lieve accenno di sorriso. Michele corse a vestirsi, prese dei soldi, uscito di casa si precipitò alla segreteria di Gauzi che un suo amico aveva aperto da poco dopo il fiume avanzato. Era ancora prestissimo. Michele dovette aspettare una mezz'ora buona che suo amico aprisse. Fumò una sigaretta, appoggiato al muro e si godette l'avvagliamento del pesce. Era la Sicilia, la sua Sicilia, ed era fatta del gridare dei pesci venduti, dell'odore del pesce fresco, del chiacchiericcio dei clienti. Sole e di sale, la calca sulle panchine, il rosario dei marinai appena sbarcati, il profumo del pesce fresco, misto al tutto di visto che si propagava di tantissimi vicoli che conducono al porto, e il calore estivo che saltava di quegli odori. Lo rassicurava, non voleva perdere tempo. Quando l'agenzia aprì, comprò un biglietto aereo perché il treno avrebbe impiegato troppo. Buongiorno, sono Cecilia Lavini di Secondelli. Ad un certo punto, Vita sceglie, poi di accontentare il figlio Michele, di provare ad accettare Paola, la figlia dell'uomo che ha casato la madre della sorella mia. Volevo chiederle, secondo lei, è possibile perdonare un uomo che ha causato tanto dolore e che non ha mai mostrato segni di cambiamento? Allora, io lo dico sempre, ma lo penso davvero, Cecilia, che il perdono è un atto di generosità e di amore nei confronti di se stessi, prima ancora che del perdonato, perché è la possibilità di fare spazio dentro di te e di alleggerirti di sentimenti tremendi, terribili, che altrimenti bloccherebbero il tuo benessere emotivo. Quindi il perdono è importante più per il perdonante che per il perdonato, perché talvolta magari il perdonato non ha un assillo, non ha dei sensi di colpa, non è detto che ce li abbia, ma chi invece ha ricevuto dolore, come nel caso di Vita, la tentazione è quella di diventare come colui che ti ha ferito, e provando queste emozioni negative non puoi fare altro che stare male, e quindi io lo ritengo davvero un atto di generosità nei confronti di se stessi, prima di tutto. Torna Loris, mentre le loro vite procedevano, tra dolore e speranza, la storia avanzava. E Maria sembrava averla abbracciata appieno, da quando si è iscritta all'università. Il comitato studentesco è un primo della facoltà di lettere e si è iscritto di Palermo, visto una sera a mamma vita, durante la telefonata con Milano. La sua voce trasferiva entusiasmo e il tempo stesso risuonava di una cosa richiesta. Maria conosceva sua madre, la sua fierezza e la sua saggezza. E te ne gran complice con Silvi. Sai per cosa stai lottando? Le chiese Vita. Viviamo in una terra unica, del bene e del male, e cercare la giustizia in Sicilia potrebbe non essere semplice come altrove. Devi esserne consapevole. Lo sono, ma è proprio qui che è più senso lottare contro le ingiustizie. Non credi? La battaglia contro la mafia è la più importante qui, ed è anche la più difficile. Erano telefonate lunghe, ogni sera. Maria parlava delle sue battaglie e Vita si adoperava perché la stessa che aveva accumulato dolorosamente negli anni potesse illuminare la strada della figlia. Che mi dici della lotta per ottenere il divorzio? Chiese Vita una sera, curiosa di sapere su quali posizioni si trovasse sua figlia. A sua volta aveva grande fiducia nell'intelligenza di Maria. C'è un gruppo femminista all'interno del movimento. So che tu non saresti d'accordo. Oh, non pensare a me. Voglio sapere come la pensi tu. Sei perfettamente in grado di ragionare con la tua testa. Io? Io sono d'accordo. In linea di massima. E lo sono anche io. Più che d'accordo. Il fatto... Lei ritiene, come Vita, che anche i pesci piccoli, se lotteranno in modo coraggioso, potranno finalmente liberarsi degli squali? E in particolare,
Ritiene che le donne possano avere un ruolo determinante nella lotta alla mentalità mafiosa? E perché? E allora, ciao Giorgio. Intanto ti dico questo, che sì, io penso che ciascuno di noi debba dare un contributo alla società, ognuno come può, con le proprie possibilità e con le proprie potenzialità. Io non sono coraggiosa come Vita, e per cui il mio contributo provo a darlo attraverso l'insegnamento, attraverso la scrittura, che a mio avviso deve essere sempre didascalica, deve avere sempre un intento pedagogico, altrimenti è un compiacere solo se stessi, come l'insegnamento del resto. Cioè, se prima non edifichi l'umano, tutte le conoscenze sono assolutamente inutili. Per cui la differenza tra un insegnante che vale e un insegnante che non vale lo fa proprio questo. Voi potete attingere sempre alle conoscenze, ma la scuola non può essere banalizzata, non può essere soltanto il luogo del conoscere, così come la scrittura deve essere necessariamente delle conoscenze. Quindi io spero di darlo in questo modo il contributo attraverso i miei alunni e quindi rendendo più consapevoli loro, formandoli anche umanamente, quindi spero di dare il mio piccolo contributo per immettere nella società uomini migliori, così come i miei lettori attraverso la scrittura, perché ho l'ambizione che anche un solo lettore possa provare la voglia di essere migliore leggendo, di avere un senso civico più elevato leggendo magari un libro. E mi basterebbe che anche uno solo sentisse questa necessità e io potrei sentirmi appagata. Per quanto riguarda quello che dice la società, è stare comodamente seduti in poltrona nel tuo salotto. Mentre camminavano sulla sabbia umida della partita, si fece raccontare l'accaduto. Nella voce della nipote percepì il dubbio di non essersi comportata bene. Davvero aveva fatto la spia, come avevano detto Giovanni e i suoi amici? Davvero avrebbe dovuto tacere? Nonna Vita la guardò dritto negli occhi e rispose solo quando fu certa che la nipote la guardasse a sua volta. No, hai fatto bene. Hai scontato il muro dell'omertà. E non è una cosa da poco. Sai, nella vita alcuni camminano sulla sabbia asciutta perché è più comodo e non ci si sporca. E poi ci sono coloro che camminano sulla sabbia bagnata, come te in questo momento. Si affonda, si fa più fatica, ma si lasciano delle impronte che serviranno per guidare anche gli altri a essere migliori. È così che funziona con l'omertà. Chi tace cammina sulla sabbia asciutta, rende un servizio alla mafia e pur di non far fatica finisce per danneggiare tutti. Per questo si è fatto bene. Perché tutti gli altri che sono rimasti in silenzio sono stati complici del tuo compagno arrogante. Chi resta inerme di fatto collabora con il male. L'omertà è lo strumento con cui la mafia ci isola e ci spaventa. Solo quando ce ne libereremo i mafiosi perderanno potere. Saranno isolati a loro volta, disarmati, e potranno essere resi inoffensivi. Tu oggi hai fatto proprio questo. Hai dato l'esempio. Hai mostrato a tutti che ci si può ribellare. Nonna, ma Giovanni è la mia età, non è un mafioso. Sì e no. Non lo è ancora. Ma la vostra è l'età in cui apprendiamo i valori su cui costruiremo le nostre vite. E se a essere interiorizzate la mentalità mafiosa, allora in molti casi c'è poco da fare. Lo sai cos'è il pizzo? La piccola si illuminò in volto, orgogliosa di essere preparata almeno su quella domanda, in mezzo a un discorso così difficile. I merletti, strillò, quelli degli abiti importanti, anche il mio tonicchio battesimale in pizzo. E adesso la mamma lo utilizzerà per Margherita. Hai ragione, ma esiste anche un altro pizzo siciliano, e non è bello né pregiato. La storia del termine è lunga e complicata, ma te la faccio. E con tanti fiori ricorda questi studenti e queste studentesse, e con immenso affetto da parte della dirigente di tutta il popolo del Leonardo, ci consegniamo questa pianta. Possiamo riaccomodarci, questo talk diventa sempre più intimo, perché adesso ho questa distanza molto vicina alla professoressa e poi, ma me lo posso permettere perché
noi siamo amiche e quindi ci rispettiamo tanto. Benissimo. La parola ad Asia titola per una domanda all'autrice. Buongiorno, sono Asia Libera di Seconda L. Negli ultimi capitoli del libro, la morte è diventata un argomento molto importante e delicato, attorno al quale si sviluppa la vita di molti cittadini. Cosa ne pensa del traguardo che tramite diverse altre manifestazioni si è oggi ottenuto nello smantellamento del potere mafioso? Sono con te questo, mostrarvi l'evoluzione positiva sia del fenomeno mafioso sia della condizione femminile che in qualche modo sono andate anche a braccetto. E oggi, grazie a Dio, voi non avete conosciuto la mafia stragista, cioè quella della violenza, del terrore. È una mafia che mostra gli ultimi colpi di coda, ma che si è trasformata, non è più forte come prima, grazie a uomini di valore che hanno dato anche la loro vita affinché voi trovaste una società migliore. E quindi voi avete un grandissimo debito con questi uomini e con queste donne. E io le volevo omaggiare le donne, ma volevo omaggiare anche gli uomini, perché la Sicilia, che è una terra meravigliosa, sembra veramente un dono degli dèi, viene oltraggiata dalla ingiustizia, dalla delinquenza, è stata oltremodo oltraggiata dalla mafia, ma ci sono state donne e uomini che hanno riparato a tutto questo e l'hanno in qualche modo risarcita dei danni materiali e immateriali. Grazie, grazie a te. Una lettera aperta alla piccola vita di allora e all'adulta vita, ma questa lettera la consegno e lei sarà felicissima perché è un'idealista folle, per cui sarà sicuramente felicissima di leggere questa lettera. Poco fa, ad esempio, vi dicevo, io quando penso a lei penso a Kant. Io sono sempre stata ammiratissima dal suo coraggio, ammiratissima dalla sua capacità di dire sempre cose anticipatorie dei tempi, e ammirata dalla capacità di disobbedire sempre alla paura e di obbedire al coraggio. E quando dico che quando penso a lei l'ho sempre ammirata, stupita sin da piccola per la sua sincerità, talvolta anche folle, per il suo idealismo anche scollegato da quello che è la società, che è una società che è poco idealista, quando dico che penso a Kant è perché la sua disobbedienza, perché lei è una disobbediente, no? Voi avete letto il passo in cui lei pubblicamente si oppone al mafioso Manzarese, che era un capomandamento, e lei lo fa con nonchalance, perché è così, cioè non riesce ad avere paura, lei segue soltanto e semplicemente la sua coscienza e le sue norme interiori, perché aderisce ad altre norme. E Kant diceva questo: l'individuo si proietta nell'immortalità, nell'eternità, nel momento in cui sa aderire a una propria coscienza interiore che è fedele alla propria visione del mondo. E sempre Kant dice: la connessione fra il cielo stellato e la legge morale è assicurata solo ed esclusivamente da una coscienza, da una disciplina interiore. Ed ecco perché quando io penso a lei, penso che lei il cielo stellato lo veda, e il cielo stellato non è per tutti, però. Cara vita, nel tuo carattere curioso che leggo descritto tra le pagine di questo meraviglioso libro, percepisco un legame che unisce perfettamente te e tua nonna vita. Tu, vita, sei nata con delle scintille dentro di te, delle scintille che vorrebbero bruciare tutte le ingiustizie e dar luce alla libertà e all'amore. Non lasciare che nessuno spenga il bagliore che hai in te. Non avere paura di sbagliare e di intraprendere nuovi cammini. Grazie a te, grazie alla tua storia e grazie alla narrazione coinvolgente che tu e la tua famiglia ci avete dato, noi studenti abbiamo tratto dai tuoi errori e dalle tue esperienze delle lezioni di vita fondamentali.
Uno dei più grandi insegnamenti che ci hai donato è quello di avere sempre la caparbietà di inseguire i nostri obiettivi e di difendere costantemente il bene. Tu, per noi, rappresenti la speranza, anche se piccola, ma con una forza straordinaria. Tu che sarai una candidata a sindaco per le prossime amministrative a Mazara del Vallo, per il nostro futuro rappresenterai un tassello fondamentale, come sicuramente la tua famiglia lo è stata per te durante il tuo cammino. E poi da un altro, e un altro ancora. Margherita torce in cucina dove era rimasta la madre, presa la sprovvista agli eventi. Angela con gli occhi e la piccola vita con le mani, e si annicchia con lei sotto la finestra. Solo non la vita vide ciò che accadeva sulla spiaggia, i due uomini a corpo scoperto, con le pistole ancora portate sul corpo di Renzomo steso a terra. Doveva essersi fatto scudo dietro una barchetta in secca, perché anche la piccola vita bianca che a volte accanto a lui era grigliata di colpi e marcata di sangue. Grazie a Marco e a Dorina. Maria le mostrò le librerie e i tavoli che il parroco, padre Mario, aveva procurato grazie alle offerte dei parrocchiani. I ragazzi sarebbero arrivati di lì a poco, disse con un'occhiata commossa alle sedie vuote. Aveva ragione quel gesto quando diceva: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Si infervorò. Finché questi ragazzi non avranno la parola, non potranno avere voce. Una volta che avranno controllato, che avranno il controllo sulle proprie parole, avranno la possibilità di pensare, di ragionare meglio, di dare forma alle loro idee e alle loro emozioni. Le parole sono importanti e potenti. D'altra parte, il termine latino verbum, che significa proprio parola, è stato usato nella traduzione biblica per rappresentare il principio di tutte le cose. E a lungo, nel linguaggio della filosofia, ha definito le idee stesse e la capacità della mente di pensare. Grazie, secondo me le parole sono fondamentali. E badate bene, dico una cosa impopolare adesso, ma per me le parole sono più importanti dei fatti. Perché le parole sono nostre creature, sono direttamente nostre creazioni. E noi, è vero, siamo ricordi, siamo pensieri, siamo stati d'animo, siamo memorie, ma resteremmo energia inespressa, energia potenziale, se non avessimo le parole per esprimerci. E allora io vorrei, fra i tanti messaggi del libro, che vi arrivasse questo messaggio, che le parole sono magiche. E voi vi dovete appropriare delle parole per avere potere, perché le parole non servono soltanto per creare dei pensieri articolati, ma le parole sono ponti per arrivare ad esplorare il mondo. E anche le cose negative derivano dalla mancanza di parole. Pensate alla rabbia. Quando una persona è arrabbiata e non sa come canalizzare la rabbia attraverso le parole, quella rabbia sfocia in violenza, ma anche la capacità di esprimere le nostre emozioni alle persone che amiamo in maniera esaustiva passa attraverso l'uso delle parole. E quindi io, ad esempio, dico sempre ai miei alunni, ma lo dico anche a voi perché era un messaggio del libro: se vi appropriate del potere delle parole, voi avrete una polverina magica esattamente come quella di Trilli. Perché è veramente il sistema per essere anche felici, riuscire ad avere parole per esprimere se stessi. Ed ecco perché ho citato Wittgenstein, che è il filosofo del linguaggio, che dice: i limiti delle mie parole sono i limiti del mio mondo, perché per esplorarlo fino in fondo, questo mondo, abbiamo bisogno della magia delle parole. Adesso andiamo a vedere un po' le riflessioni, di costruire un puzzle di queste riflessioni sull'intelligenza. La legalità per cui si batte con mirabile coraggio vita è il fondamento di ogni società libera e giusta. Rispettarla significa affrontare con coraggio e determinazione la paura che è presente in ogni donna e in ogni uomo e garantire i diritti, la libertà e la sicurezza di tutti i cittadini. L'intensa vita di vita, intensa di amori, matrimoni e colpi di scena.
l'amore intenso tra Isabella e Michele, tra Vito e Mario, l'amore nascosto di Sara verso i figli, insieme agli amori definiti impossibili, ma poi diventati possibili, fanno a sua volta innamorare il lettore del libro stesso. Questo libro è un inno all'amore e alla libertà, passando tra matrimoni combinati che non portano felicità e tra i matrimoni d'amore costruiti su fiducia e rispetto. Dunque troviamo insegnamenti che saranno difficili da dimenticare. Spetta anche e soprattutto alle donne, nel loro delicato e insostituibile ruolo di madri, porre fine alle prevaricazioni del patriarcato. Le madri dei figli maschi hanno una grande responsabilità e dovrebbero seguire le orme di Mamma Vita. La cultura del rispetto può vincere su quella della prevaricazione e della violenza soltanto grazie a un'educazione scevra da pregiudizi, fondata sull'amore, orientata a favorire la libera e piena espressione dei sentimenti e delle fragilità, e a trasmettere, attraverso le parole e l'esempio, l'idea secondo cui esiste una pari dignità e una piena complementarietà tra i due sessi. Questo libro ci insegna come la cultura e la conoscenza siano le armi più potenti per combattere l'egoismo, l'inciviltà, la violenza e la paura che hanno sempre caratterizzato buona parte della nostra società e che ci inducono a sbagliare giorno dopo giorno. Infatti, solo chi si apre verso nuove forme di sapere riesce a comprendere fino in fondo la realtà che ci circonda, riuscendo a godere pienamente della bellezza della vita. Perché in fondo, solo attraverso una umile e onesta curiositas, la nostra mente viaggia, aprendosi verso nuovi orizzonti e nuove passioni. Lo studio non è altro che un modo per essere migliori. La lotta continua contro le ingiustizie e la mentalità maschilista è quella compiuta dalle donne, e soprattutto da Nonna Vita e la sua nipotina omonima, che grazie alla loro caparbietà e tenacia hanno il coraggio di farsi valere e di dimostrare il valore del genere femminile. Primeggiano la giustizia in una Sicilia affetta dalla mafia, camminando a testa alta per dire e fare ciò che gli pare. Nessuno può fermarle, bensì occorre seguirle e ascoltarle per ottenere una vita vera, una vita piena di vita. E allora, io in qualche modo forse l'avevo anticipato anche prima, ecco, la mia forma di cinismo si esprime anche attraverso la scrittura. Però la scrittura prima di tutto è un'esigenza istintiva narrativa, perché la scrittura mi rende più felice, cambia i miei stati d'animo in meglio. Io quando scrivo sono felice. Tu sei felice quando fai un tema? Ok, bene. Io sono sempre stata, cioè anche quando ero una studente, andavo a scuola, sapevo che bisognava scrivere un elaborato, un tema, e io ero felicissima, perché la scrittura, prima che una esigenza per raccontarmi all'esterno, è un'esigenza per parlare con me stessa. Per la vostra attenzione, perché so che siamo andati oltre i termini insomma dell'attenzione, quelli standard, e poi vi volevo ringraziare perché da tutti gli elaborati che avete fatto, dalle domande eccetera, voi siete stati il lettore attivo di cui parla Umberto Eco nel suo letto in fabula. Lui dice: ogni scrittore vorrebbe, desidererebbe avere un lettore affamato, attento ai cambiamenti di rotta, e voi lo siete stati, quindi grazie, grazie di cuore, grazie per l'attenzione. Allora, prima di ringraziarsi di cuore a voi tutti, a chi ci ha ospitato, e adesso una foto per la stampa finale con la nostra autrice al centro, le insegnanti. Allora, Sofia, mi aiuti? Ti do, se la riesci a fare. Grazie. Allora ragazzi, scusate, io volevo ringraziare a nome proprio di tutto l'Istituto Leonardo di Giara, la professoressa Ippolito, intanto proprio per questa splendida creatura che ha creato, che è il suo libro, che ha trovato proprio larghi consensi negli studenti. E poi la volevo ringraziare per la sua costruttiva presenza oggi. Grazie di cuore a noi. Anche come le abbiamo superate. Ringrazio tantissimo anche tutti i ragazzi,
perché se questa scuola c'è, che oggi siamo qui, è soprattutto per voi, e ringrazio le scuole medie che oggi sono presenti, le mie colleghe che sono del cuore, molte sono state mie amiche personali, anche insegnanti dei miei figli, le ringrazio di cuore. Grazie anche ai ragazzi delle scuole medie.